basically we were talking about the investment climate in Zambia. We also largely talked about the infrastructure development program in Zambia, how we can facilitate entry of Italian business community into Zambia. We explored the possibility of north to south cooperation, and we looked at the existing opportunities in the infrastructure development program in Zambia, how Italian businesses can cash in on those opportunities, and how we can transfer technology, skills, and even financial or other capital into Zambia and back into Italy. Salve, mi chiamo Fiorina Mugione e sono qui per assistere alla delegazione dello Zambia al SIAE. Io lavoro per le Nazioni Unite e Mukula Makasa ci ha spiegato le opportunità di investimento che ci sono soprattutto nel settore delle costruzioni in Zambia. Ci sono due elementi da tenere presente. Lo Zambia vuole puntare allo sviluppo economico sostenibile centrato sullo sviluppo delle piccole e medie imprese. Guarda il modello italiano come fonte di tecnologia, di know-how, di esperienza, soprattutto nel campo delle piccole e medie imprese, per poter creare dei legami e invita le aziende italiane a approfittare delle opportunità di investimento che ci sono nello Zambia. Nel settore delle costruzioni c'è una crescita del 20%, e in particolare nel settore residenziale. I bisogni sono tanti, partiamo dallo sviluppo di intere città a unità di costruzioni modulari per comunità, quindi ci sono opportunità enormi da considerare per le imprese italiane. È la prima volta che lo Zambia visita l'Italia con una delegazione e questo è stato reso possibile all'intervento congiunto delle Nazioni Unite, accompagnato una delegazione importante delle varie agenzie che lavorano per lo sviluppo del paese. Voglio concludere, mi chiamo Mario Caputi, stiamo coordinando il programma insieme all'UNCTAD. Prima di venire a Bologna, al SAIE siamo stati a Monaco di Baviera, alla Fiera Concorrente e poi a Ginevra. L'accoglienza che abbiamo avuto qui è stata veramente molto calorosa e i nostri colleghi sono molto contenti. Ieri siamo stati anche accolti in regione in maniera splendida e quindi siamo riconoscenti di quello che è successo. Mukula, I was saying that you are very happy of how we have been received by Zaev, by the region and so on. If you want also to comment on this. Yeah, we are extremely humbled and honored by the warm hospitality of the SAI trade fair and, you know, the Emilia, Bologna, Romania region government. You know, we have some very interesting discussions. I think we are even working on taking the relationship to the next level. We're expecting an Italian delegation from Emilia, Romania, sometime early next year to explore the existing opportunities, particularly in the infrastructure development, which is, I think, my colleague Fiorina talked about. It's growing by 20% in Zambia, and the overall economy is growing at 7%. And so we'd like Italy to participate in this growth, you know, and see how it could also benefit your economy as well. I think there is an opportunity for the north to south, you know, cooperation through the this trade fair and even the Emilia-Romagna region. So I think these are the very interesting discussions that have been going on, and we're very grateful as the Zambian delegation. We've been well received, and I think this opportunity will develop into a bilateral, a fruitful bilateral relationship between Zambia and Italy, economically, yeah, and socially. Yeah. Sì, Mukula ha ringraziato la calorosa accoglienza ricevuta e non solamente dall'interesse delle aziende italiane, ma ha particolarmente apprezzato l'accoglienza della regione Emilia-Romagna. Il primo passo verso una collaborazione bilaterale. Ci sarà una delegazione della regione Emilia-Romagna invitata a Lusaka, la capitale dello Zambia, probabilmente all'inizio dell'anno prossimo, e lo vediamo come il primo passo verso una collaborazione molto stretta con la regione, resa possibile da questa visita e dall'accoglienza molto calorosa che abbiamo ricevuto qui a Bologna.